Ci racconta tutto Carlo Sestini. Al mare a Capalbio senza mascherina, si chiama Capalbio Mare Sicuro, lo slogan scelto dall'amministrazione per descrivere il progetto di collaborazione pubblico-privato pensato per la gestione delle spiagge ai tempi del Covid-19, un piano che ha visto la collaborazione virtuosa dell'ente pubblico e dei gestori degli stabilimenti balneari, oltre che l'approvazione della Regione Toscana e della Capitaneria di Porto, e che ha l'obiettivo di rendere il litorale capalbiese sicuro e comodo, pur nel rispetto di tutte le norme da seguire per il contenimento del contagio. Capalbio Mare Sicuro è un progetto che ha permesso di riorganizzare circa 2 chilometri di spiaggia in sicurezza e anche con un distanziamento superiore da quello previsto dal DPCM, perché abbiamo previsto a Capalbio spazi di 5 metri per 5. E i 2 chilometri sono distribuiti nei 4 accessi e al mare che abbiamo, possiamo usufruire di questa spiaggia con una doppia pedata di andata e di ritorno, distanziata di 1 metro l'una dall'altra, che permette di andare in spiaggia senza la mascherina. Ovviamente i cittadini che usufruiranno della spiaggia libera troveranno dei paletti piantati nella spiaggia e dovranno usufruire di quel paletto, che sarà lo spazio ombra, e così gli permetterà di stare in maniera sicura a distanza sanitaria consentita. Abbiamo speso diversi soldi per farlo, perché mantenere sistemata e pulita 2 chilometri di spiaggia, anche se in collaborazione con i balneari, è un grosso sforzo fatto da questa amministrazione. Ma per i gestori degli stabilimenti balneari maremmani non c'è pace, perché alla già difficile riapertura stagionale dei bagnetti si è aggiunta la fortissima mareggiata di giovedì sera, che ha invaso in particolare la spiaggia di Follonica, Scarlino e Castiglione della Pescaia con violenza, spazzando via ombrelloni e lettini, tanto che alcuni gestori si sono gettati tra i flutti per strapparli alla potenza del mare e riportarli a riva. Rabbia e sconforto tra i balneari, perché secondo alcuni sarebbe stato un disastro annunciato e dunque evitabile, dopo che sono state tolte le barriere emerse dal litorale sud di Follonica. Ed è uscita da pochi minuti una buona notizia che riguarda il coronavirus. Sono adesso tutti guariti gli anziani ospiti che erano risultati positivi al Covid-19 della RSA di Bucine, struttura che ha avuto 12 morti e che è tra quelle coinvolte nella inchiesta della Procura di Arezzo. La guarigione di tutti viene resa nota dal sindaco Nicola Benini. E cambiamo argomento, andiamo alle elezioni regionali che compiono 50 anni. Come era nelle previsioni, quelle prime elezioni regionali in Toscana del 7 giugno 1970 le vinse a mani basse, possiamo dire, il Partito Comunista Italiano. Ottenne 985.382 voti, il 42,3% del totale, che gli valsero 23 dei 50 seggi di consiglio. La Democrazia Cristiana comunque tenne botta con 710.908 voti, il 30,5% del totale e 17 seggi. Il Partito Socialista raggiunse quota 203.560 voti, l'8,8% e 3 seggi. Così come 3 seggi ottenne il Partito Socialista Unificato, 148.946 voti e il 6,4%. Il Movimento Sociale ebbe un solo seggio, 88.876 voti, il 3,8%. Così come un seggio andò al PSIUP, 73.947 voti, il 3,2%, al Partito Liberale, 61.298 voti, il 2,6%, al Partito Repubblicano, 51.954 voti, il 2,2%. Non ottennero alcun seggio il PDUM e Stella Rossa Rivoluzione Socialista. In totale votarono 2.328.196 toscani su un totale di 2.522.286 elettori. Quindi i votanti furono una altissima percentuale che segnò l'attenzione che tutto il mondo regionale aveva per quel primo voto, che determinò la nascita del primo Consiglio regionale della Toscana, che si insedierà poi il 13 di luglio. E adesso vogliamo portarvi in un giardino davvero particolare a Sansepolcro, vediamo.
Qui ci troviamo di fronte alla sede aziendale Aboca, dove trova spazio il nostro giardino medicinale, cioè la collezione di piante che viene poi utilizzata al fine di selezionare le varietà che andremo ad impiegare nei nostri prodotti. E può essere interessante fare una piccola visita al nostro giardino botanico per spiegare come le piante possano trovare tanti diversi utilizzi nell'ambito del supporto alla salute dell'uomo, perché grazie alle loro proprietà sistemiche e quindi a un indice terapeutico particolarmente favorevole, che significa un rapporto rischio e beneficio molto positivo, le piante possono essere utilizzate, come nel caso della melissa che vediamo qua, che è una pianta largamente utilizzata all'interno degli integratori alimentari con l'obiettivo di favorire il rilassamento e la calma, il cosiddetto tono dell'umore. Questa è la valeriana, pianta notissima proprio perché da millenni utilizzata per favorire il sonno. Questa invece che vediamo qua è la grindelia, una delle piante per noi più importanti, utilizzata dai nostri cavalli di battaglia, e è l'utilizzo per la protezione delle vie respiratorie. Solo toccando la pianta si avverte la presenza di resine, e sono proprio le resine che consentono di creare un film protettivo sulle prime vie respiratorie che aiuta a modulare la tosse, raggiungendo così il suo effetto terapeutico in maniera non farmacologica. La possibilità, venendo qua, di vedere le piante, di conoscerle, addirittura nel caso delle visite che noi organizziamo da anni per i bambini, in un'ottica di comunicare e condividere anche attraverso il turismo scolastico i nostri valori, il nostro mondo, è per loro bellissimo venire in visita, conoscere le piante. Poi nelle nostre serre realizzano dei laboratori didattici dove proprio utilizzano le piante stesse. Questa unione di ricerca, comunicazione, apertura aziendale è un po' la nostra linea di condotta, non soltanto sul giardino botanico, ma anche ad esempio presso il nostro museo, che oltre ad essere un museo di storia delle piante medicinali e a svolgere un'attività didattica molto importante, è anch'esso un centro di ricerca. E quindi, unendo le due cose, crediamo che si possa contribuire a far conoscere quello che facciamo anche a persone non tecniche. E adesso le previsioni del tempo. Criticità meteo con codice giallo è stata estesa all'intero territorio toscano per oggi e domani dalla Protezione Civile Regionale. Le piogge, informa la Regione, interesseranno gradualmente a partire da stasera tutte le province. Previste piogge temporali in modo particolare nell'area settentrionale della Toscana, con precipitazioni appunto a carattere temporalesco. Dal pomeriggio di domani fenomeni in graduale esaurimento con residui rovesci sulle zone orientali e meridionali nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Inoltre le precipitazioni saranno associate a possibili temporali forti sulle zone settentrionali della Toscana. Domani si avranno temporali anche nelle zone interne, in particolare nella provincia di Pisa, Firenze, Siena, Arezzo e Grosseto, possibili colpi di vento e grandinate. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Buona serata. Anche in piena emergenza coronavirus, la Regione Toscana ha continuato a sostenere la propria agricoltura in primo luogo attraverso le risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, che ammontano a oltre 949.420.200 euro, con 11 bandi aperti e altri in uscita, in supporto del settore agricolo, agroalimentare e forestale. Non a caso, la Toscana che coltiviamo non si è mai fermata è lo slogan scelto dalla Regione per sintetizzare questo impegno nel sostenere le 45.000 imprese agricole e le 3.200 imprese agroindustriali che compongono l'agroalimentare toscano, un settore che con le sue 91 denominazioni tra DOP, IGP, STG e i 461 prodotti agroalimentari tradizionali vale più di 3 miliardi e mezzo di euro e che anche durante i mesi più duri dell'emergenza ha continuato a fornire ai consumatori prodotti e servizi di qualità. Abbiamo lavorato con le organizzazioni agricole professionali, voglio dire, ascoltando e cercando di intervenire in quelle filiere che più di altre
hanno problematiche che sono un po', diciamo così, l'anima della nostra agricoltura. Vorrei parlare del settore vitivinicolo, vorrei parlare del florovivaismo, vorrei parlare dell'ovino caprino, come anche di altri settori sicuramente che hanno problemi importanti, l'agriturismi, che rappresentano per la nostra regione il 20% dell'offerta agrituristica nazionale. Per sostenere l'agricoltura nella crisi piombata all'improvviso con l'epidemia di Covid-19, alle risorse del programma di sviluppo rurale si sono aggiunte anche specifiche misure sia regionali che nazionali, oltre a pacchetti di interventi come proroghe, deroghe e semplificazioni procedurali, a partire da quelle messe a disposizione dall'Unione Europea. Le indicazioni dell'Unione Europea sono state quelle di posticipare alcuni elementi relativi alle procedure specifiche del programma di sviluppo rurale e abbiamo potenziato in modo particolare i controlli a distanza che ci permettono comunque di effettuare dei controlli ma nello stesso tempo senza aver messo in difficoltà le aziende che hanno potuto dimostrare anche a distanza gli adempimenti a cui erano tenuti. Diverse sono state le indicazioni dell'Unione Europea che ci hanno facilitato in questo senso, ma soprattutto la Regione ha tenuto a continuare a mantenere attivi gli servizi correlati all'erogazione dei finanziamenti per gli agricoltori. In questo senso l'amministrazione pubblica anche in questo periodo della crisi e del lockdown ha continuato ad erogare i propri servizi. Con l'obiettivo, anche in tempi di emergenza sanitaria, di continuare a fare dell'agricoltura uno strumento, oltre che di produzione, anche di salvaguardia del territorio toscano, riconosciuto come modello unico a livello paesaggistico e territoriale. Sempre presenti per monitorare i tuoi neuroni, tecnici di neurofisiopatologia. Campagna informativa a cura di Coordinamento Regionale Toscano, Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La Fondazione Sandro Pitigliani Onlus, con il suo sostegno economico al Dipartimento Oncologico dell'azienda USL 4 di Prato, ha consentito negli ultimi 35 anni il perfezionamento dell'assistenza nel comprensorio e la creazione di un avanzato centro di ricerca per lo studio del cancro e il sostegno ai pazienti e ai loro cari. Nella prossima dichiarazione dei redditi, destina il 5 per 1000 alla Fondazione Sandro Pitigliani. Aiuta la ricerca applicata nella tua città per regalare un sorriso di speranza. Chi poteva immaginarsi un'emergenza di questo tipo che rimettesse in discussione le nostre relazioni e il nostro modo di lavorare? Adesso però è il momento di ripartire. Infarm, con i suoi 30 anni di esperienza, ti propone il servizio di sanificazione degli ambienti a base di perossido di idrogeno, garantito 100% anti-Covid, veloce, efficiente e soprattutto a costi contenuti ed etici. www.infarm.it. Questa puntata. Approvata la relazione sull'attività 2019 del Corecom. Approvata la relazione del Garante per l'infanzia. Legge sull'equo compenso. Il Consiglio ha approvato la relazione dell'attività 2019 del Comitato regionale per le comunicazioni.
un'attività che per il 2019 si è dimostrata ancora una volta estremamente positiva, sia sul fronte delle funzioni proprie del Corecom, sia sul fronte delle funzioni delegate. Da quest'ultimo punto di vista mi piace ricordare che nel corso del 2019 sono state restituite ai cittadini